anni, ma una grinta, si può anche soprassedere qualche volta, non si può arrivare a un, non si può, a un compromesso, a un compromesso. Non, esatto, non si può uccidere. Sentiamo il prefetto. Senta, ha visto che donna, è una donna potente che combatte anche contro le istituzioni per il suo commercio. Io penso che una donna così come lei, che ormai le donne sono veramente al potere, no? Diciamo. Potere. Diciamo, ormai sono in tutti i rami, però donne che combattono. Cosa mi dice lei, signora? Beh, diciamo che il potere alle donne ancora lo vedo limitato, però ecco, devo dire che quando uno vede delle persone di questo genere veramente ci dà la forza per tirare avanti e per combattere. Cioè, nei momenti di difficoltà questa signora ha dimostrato di sapercela fare e di portare avanti la sua azienda. E penso che questa sia l'ispirazione che ci deve dare a tutti. In un momento difficile trovare la forza per combattere e portare avanti la nostra società. Senti una cosa, io gli ho fatto il filmino quando che ha tirato su 1000 firme contro, perché arrivavano i vigili, multe a tutti. Sì. Senta, oggigiorno io vedo che le donne hanno più forza che gli uomini, mi sembra che gli uomini siano sempre più in declino, cosa dice lei? No, ma cos'è? No. Cos'è, diciamo, che non va? Che le donne forse sono sempre abituate a combattere, a portare e ad aiutare la propria famiglia, quindi forse anche questa forza la mettono nella società, ma siamo tutti uguali, tutti lavoriamo assieme, questa è la spinta che dobbiamo avere. Grazie mille. Come ha ragione Veniamo questo noi. Prefetto? Signora Azzano, sì. Io praticamente ho visto tutte le sue vicende, nel senso la sua combattività contro tutti, ma però la ditta resta sempre in piedi, perché con una donna come lei, Capricorno naturalmente, qua non c'è Dio né santi. Capricorni non mollano. Non mollano, no? No. Senta, la donna sempre più forte che l'uomo, cosa dice lei? Sì, è vero, è vero. È vero o no? È vero. Ormai l'uomo, cosa c'ha l'uomo che non va? Cosa c'ha che Io non va? Io non mollo. Sì, ma cosa c'ha l'uomo che non va oggi? Signora Zan, aspetti bene, giovinota, aspetti un attimo. Cosa c'ha l'uomo che non va, signora Zan? Non lo so, è solo forte di muscoli. Solo di muscoli. E basta. Senta, allora, visto che... Noi siamo più forti e arriviamo dove vogliamo. Esatto, senta, allora, cosa dice per sua sorella? Cosa dice per sua sorella? Mia sorella è fantastica. Fantastica, no? È anche un osso duro. Ha visto, mette in riga tutti lei. Tutto. Riga, ma... Lei ha cominciato sì, da piccola. Da giovane. A ordinare. Coraggio. Tieni duro, non mollare. Questo, e così imparo anch'io, che ogni tanto ho la depressione, dico, sentirò la signora Zano e tirerò sul morale. Sì, bisogna... così faccio io. Ecco. Proprio sempre ho essere... fatto così. Sì, sì. Bene, allora... Quando ero stanca... Io gli assomiglio un pochino, però. Benissimo, senta, allora io vi faccio un bel saluto. Ma in famiglia sono anch'io una dura, una friulana, insomma. Via. Ecco, senta, allora, un bel salutone, signora Zano, auguroni. Grazie. Bene. Grazie di tutto. Il preludio della donna moderna. Esatto, allora diciamo che lei è di Codroipo, e l'uomo è di Azzano, e il suo, sì, allora sono persone veramente gran lavoratrici. Ecco qua. Bene, adesso tra poco andremo con l'intervista al sindaco, ecco qua. E lei con Ariete proprio... Sì, ci siamo, ci siamo anche scontrati, ah, sì, più volte. Io pensavo che riusciva, comunque questa amministrazione riesce a sorvolare verso il sindaco. Noi riusciamo, cerchiamo di evitare meno grane possibili, di vivere e di lasciar vivere. Adesso per concludere, una Gorizia così, dovrebbe essere così, energica, potente, per sfondare... Dovrebbe soprattutto smettere di piangersi addosso, e questo è il problema principale di questa città. Grazie signor sindaco, adesso andiamo, ecco la signora Annalisa lì a sinistra e la signora Paola a destra, che dopo le sentiremo dopo, anche loro veramente persone grandiose. Pilastri della pasticceria. Sì, guarda, persone veramente grandiose, salutiamo tutto lo staff, ecco il vice sindaco. L'assessore alla... Alla polizia, no? Visto la signora Zano, una combattente potentissima, però io dico, io so che lei è una persona praticamente che sa sentire, sa gestire e non ammazzare, intendo, io parlo in questa maniera, allora mi dica qualcosa, visto che è una donna combattiva e che combatte per il commercio, per la sua azienda. Indubbiamente la figura della persona oggi premiata, la signora Zano, è una figura importante per il quartiere di Lucinico, per il paese di Lucinico, ma deve essere anche di stimolo a chi in questo momento imprende, chi vuole fare imprenditoria nella città di Gorizia, che sarebbe necessario appunto ci fosse che qualcuno credesse di più nella nostra città. Questa signora ci ha creduto e continua a farlo.
dicevo una cosa, però bisogna anche non soltanto bastonare, come si dice, bisogna cercare anche di pensare, di condividere, di aiutare un po' il commercio, no? Ma lei l'ha aiutato con i parcheggi? Sì. Giusto? Eccola. Sono piccole cose, però... sono piccole cose, bisogna far qualcosa. Ecco, l'importante è far qualcosa, bisogna anche riuscire a cambiare un pochettino quello che è poi il comune sentire, magari. Non si può solamente lamentarsi della crisi senza fare niente. Grazie mille, buon lavoro. Ha ragione il vice sindaco. E devo dire che nel Veneto c'è scritto fuori che i parcheggi il pomeriggio non si pagano, invece qua no. Sentiamo la signora Paola a sinistra e la signora Annalisa. Bene, e voi che la... Benissimo. Speriamo di poterlo portare avanti. Esatto, è guai se no. È stata una grande donna. Sì, e lei che lo dice? Signora Paola. Per la nonna sono tanto contenta, che se lo merita. Lavora nella ditta da quando aveva 18 anni. È una grande lavoratrice. Una grande lavoratrice. Una lavoratrice grande. Senta, io vi faccio buon lavoro e ci vediamo. Ciao. Una cosa veramente sono le imprese dell'oggi. Dell'oggi, esatto. Bene, allora siamo quasi alle fasi di conclusione e diciamo anche, io voglio ripetere, che nel Veneto c'è scritto che i parcheggi non si pagano il sabato pomeriggio, invece qua a Gorizia se ne fregano. Cosa allora, diciamo? Prendiamo piangono. Il punto. No, ma dico piangono dopo, no? Se non sono invece il vice sindaco ha dato, io Gorizia TV mi sono dato da fare per avere i parcheggi liberi e invece il commercio se ne frega. Questo è il mio parere ed è vero, ha ragione anche il vice sindaco. Bene, allora cari amici, voglio ricordarvi che siamo alle fasi di conclusione, salutiamo la signora Paola, salutiamo la signora Annalisa, tutto lo staff e la grandissima signora Zano, la potentissima delle potentissime, la leader. Ecco, allora diciamo tanti auguri e buon lavoro signora, c'ha altri 90 anni da lavorare signora. Che fatica. Andiamo con la pubblicità, è una grande donna e basta. A Zano dal 1928, vai a... Adesso il periodo pasquale per comprare colombe classiche, colombe ai frutti di bosco, colombe con chicchi di cioccolato. E poi ci sono le gubane di Gorizia, la puttizza, la pinza e anche la pinza con l'uvetta. Benissimo, allora diciamo che qua si potete trovare paste, bar, tutto quello che volete e a Luci Nico, mi raccomando, a Luci Nico. A Zano dal 1928, panificio, pasticceria e bar, piazza San Giorgio a Lucinico, troverete delle cose favolose e persone che lavorano veramente alla grande, persone che lavorano veramente velocemente. Io vedo, arrivi lì e sei già servito, questa è una cosa molto bella. Perché diciamo, c'è la passione, la passione della signora Alba. Bene, vai di nuovo con quella con quello sì, che ti ho detto, vai, a Pasqua, vai. Colombe classiche, piano, colombe piano. Ai frutti di bosco, colomba con chicchi di cioccolato, gubana di Gorizia, puttizza, pinza, pinza con uvetta. Bene, allora mi raccomando che amici, guarda le persone tutte pronte che bevono il caffè. Allora vi ricordo, a Zano dal 1928, piazza San Giorgio, fine della pubblicità, a Lucini.